Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare, diciamo, di un ricordo, un cantante che a me piaceva tanto, Mango. Questo è un disco che ho preso qualche anno fa, tutti successi, diciamo, non mi ricordo se poco prima o appena dopo che era morto. A me piaceva un sacco. Non ho comprato mai un suo disco, però un suo disco, diciamo, tutto intero con i suoi successi e l'ho preso poi dopo. Allora, ci sono tante di quelle canzoni che mi piacciono sue, tante però di questo CD non le conosco e quindi l'ho prese, anche se diciamo che tante non mi piacciono. La stagione dell'amore, quella con Battiato, non la conosco. Allora, intanto vi faccio vedere il primo CD. Poi il secondo disco. E il terzo disco, perché sono tre dischi. Io avevo una vecchia audiocassetta sua, che poi ovviamente non sono riuscita a trasferire e quindi l'ho dovuta buttare. Questo, diciamo, mi dispiace. E quindi ho preso questo disco. Allora, questo era effettivamente uno dei miei preferiti. Mi piace più di Eros Ramazzotti, perché Eros Ramazzotti, diciamo, le prime canzoni mi piacevano tanto, adesso invece, diciamo, mi sembra finto. E scusate, ma io dico la mia opinione, magari tanti non saranno d'accordo, però a me adesso mi sembra più finto. Prima era più dolce, eccetera, adesso mi sembra più finto. Però questo invece mi piaceva perché sentimento, passione, eccetera. Si sentiva che le cose proprio l'aveva nel cuore, Mango. Le mie canzoni preferite. Mio fiore mio. Bellissima. Lei verrà, ma d'estate. Mi piaceva tanto. Ma questo sirtaki, danzalo, eccetera, eccetera. Poi Mediterraneo, oro e straordinaria, oro minchino. Poi Australia, bella d'estate, anche lei minchino con oro. Oro e bella d'estate sono le mie preferite. Poi. La rondine, nonostante tu sia, e non canta più perché sono stonate come una campana, non c'è storia. E queste sono, diciamo, le canzoni che mi piacciono di più di questo disco. Poi mi ascolterò meglio anche le altre, ma tante purtroppo di questo disco non mi piacciono e alcune di quelle che mi piacciono qua non ci sono. Vabbè, comunque io amo e purtroppo mi dispiace che abbia fatto una brutta fine. Purtroppo il fratello ha fatto la stessa fine, a quanto ho capito, e mi dispiace veramente tanto, perché secondo me era veramente uno dei più grandi artisti italiani. Anche che, diciamo, aveva una bella voce, faceva dei testi magnifici. Sentimento, mettevo una grande dolcezza veramente nelle canzoni, mi piaceva veramente tanto. E io ero una di quelle che dice: ah, ma no, ma non mi interessa. Invece, quando alla fine ascolti veramente le canzoni per bene, poi dopo dici: ah, ma sì, ma questa ha fatto veramente una bella canzone. E alla fine, da una bella canzone, io poi dopo ne ho sentite tante altre. E questo veramente, veramente ha fatto un sacco di successi. E mi dispiace purtroppo che sia molto giovane. E così come anche altri. A me mi dispiace per quella cantante siciliana, quella che cantava, adesso non mi ricordo più il nome, come che si chiamava. Boh, non mi ricordo più il nome proprio, anche perché comunque
Per me non se ne parla più. Meno male che esiste YouTube che fa vedere i suoi video. In pratica lei cantava Alghero, voglio andare ad Alghero, eccetera. E poi cantava anche un'altra canzone che è stato il suo cavallo di battaglia, purtroppo adesso non mi ricordo neanche quella. Comunque, ah, Giuni Russo, Giuni Russo. E diciamo la canzone che ha fatto lei sull'estate, canzone magnifica, è una di quelle canzoni che secondo me si ascolta tuttora. Io infatti quando posso me l'ascolto tuttora, per me è una delle più belle canzoni sue. E diciamo rispetto a canzoni che si sentono adesso, la trovo una bellissima canzone, molto valida e purtroppo anche lei è morta giovane, purtroppo come Mango. E a me effettivamente, io lo ripeto, a me veramente dispiace tanto, perché loro veramente mi piacevano, anche se Giuni Russo aveva, diciamo, cambiato strada, cercava di fare più canzoni d'autore, perché diciamo ognuno cerca di fare quello che si sente. Io l'ho sempre apprezzata, anche se non mi piacevano le ultime canzoni, però l'ho apprezzata perché ha avuto il coraggio di andare contro, a quanto ho capito, la sua azienda discografica, di non fare le canzoni che vogliono loro solo per vendere, ma quello che lei si sentiva di fare. E quindi io l'apprezzo, l'ho apprezzata, apprezzo l'idea, anche se purtroppo le canzoni non mi piacevano, però apprezzo l'idea, apprezzo la voglia di mettersi in gioco. E con questo vi saluto, ciao a tutti e buona giornata.